Ragazzuoli, eccoci qui, tornati su 60 Seconds. Incredibile, sentite la musichetta sotto e sentite soprattutto, anzi vedete i ragazzi di Twitch che stanno spammando, stiamo cucinando. Oggi è tornato il maestro del cucinare e ho voglia di cucinare, ho voglia di tornare un po' nel passato, ho voglia di giochi nostalgici, ho voglia di spaccare tutto, perché è un po' di tempo che non torniamo su questo gioco. Per chi non lo conoscesse, adesso vi spiego tutto. E per chi volesse venire a vedere le live, vi ricordo che le faccio alle 8:30 di sera ogni giorno tranne il sabato, fino almeno a settembre. Poi a settembre forse torneranno le live pomeridiane, vediamo con calma. Siamo qui riuniti, ragazzi. Aspetta, è vero, guardalo lì. Martina, ragazzi, ha detto che se raggiungiamo 6500 like a questo video, che è un traguardo molto semplice, ragazzi di YouTube, confido in voi. Cosa facciamo la prossima volta? Giochi la modalità estrema Bombazzar. Mi piace. Prossima volta Bombazzar se facciamo i 6500 like su questo video. Detto questo, direi di andare subito nel gioco, ragazzi. 60 seconds perché abbiamo 60 secondi di tempo per prendere le provviste nella maniera più veloce possibile e poi dobbiamo sopravvivere ad un'esplosione nucleare, atomica, non lo so, dentro il nostro bunker in casa. Basta, non c'è altro, è molto semplice in realtà. Più che altro la cosa difficile è che bisogna scegliere le scelte giuste. Allora, nuova partita. Apocalisse dovrebbe essere la modalità. Un'avventura atomica cerca provviste in casa. Sì, ok, è questo qui. Ovviamente, ragazzi, di solito si sceglie Ted non perché è un ragazzo. Ragazzi, vi voglio bene, ma perché Ted è più stanco, è più robusto, è più facile vincere ed è uno che ci dà una mano incredibile ed è un personaggio caratteristico di 60 Seconds. Ma abbiamo anche la modalità da scegliere e sceglieremo Fatman perché Little Boy è troppo facile. Bombazzar la facciamo la prossima volta e non sono mai riuscito a vincere Bombazzar. Fatman, iniziamo. Allora, dovremmo avere qualche secondo per poter vedere le provviste e per poter vedere dove sono le cose, insomma. Allora, sì, abbiamo un piccolo orologino. Come vedete qui ci possiamo muovere con WASD come se fosse un qualsiasi altro gioco e noi dobbiamo andare a prendere le cose per sopravvivere nel bunker. My man, tu sarai il primo che prendo perché sei fortissimo. Prendiamo anche il gioco che può essere d'aiuto e ci prendiamo un'acqua e buttiamo tutto dentro al nostro bunker che è di qui. Questa figlia qui la odio, però purtroppo è uno dei personaggi più forti del gioco, quindi la dovremo prendere anche se occupa 3 di spazio. Non andremo a commentare questa cosa molto esotica. Mi prendi la maschera antigas? Grazie, perfetto. Vai qui, ok my man. Corri, 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 corri. Dov'è mia moglie? Non c'è. Quella non è la radio. Vabbè, prendiamoci del cibo già che siamo qui. Le risorse sono importantissime. Soprattutto, porca vacca, spacca tutto, zi. Spacca tutto, ok? Ho visto mia moglie. Lì c'è anche un'ascia. Quella è molto buona nel late game. Dovremmo prenderla. Mi servirebbe anche il medikit, ma è troppo lontano. Allora, mia moglie. Oh, la radio. Prendila. Godo. Ok, ho la radio è huge. Mi servono delle risorse. Allora, andiamo qui in bagno al volo. Prendiamo l'acqua. Questa è una lattina gigante. No, è una lattina e basta. Mi ha trollato. Porca vacca, speravo ci fosse qualcosa di più. Però abbiamo preso tutti e 3 i personaggi e siamo pronti ad entrare nel nostro bunker, ragazzi. Obiettivo, sopravvivere. Se riusciamo a raggiungere anche qualche bel giorno, io sono solo che contento. Acqua è l'essenza della vita, è indispensabile per sopravvivere. Vivi un'avventura atomica. Io ho anche vinto dei vestitini molto carini l'ultima volta, Mi sa che oggi ci teniamo la famiglia barbarica. Non so che cacchio di elmetti c'hanno. Sì, la famiglia barbarica mi piace. Allora, giorno 1. Siamo riusciti a chiudere la botola un attimo prima dell'esplosione. Purtroppo siamo tutti salvi. Avrei tanto gradito che una di queste persone non lo fosse, ma va bene così. Abbiamo una mappa che è utilissima e basta, mi sa. No, ho solo una mappa. Cioè, questo è quello che mi ha dato lo... Di solito mi dà 1000 cose, oggi mi dà una mappa. Mannaggia loro. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Fino al giorno 7 più o meno è noioso. Cioè, dobbiamo solo dargli un po' d'acqua, forse uno di cibo. Poi il giorno 7 iniziamo a mandare fuori le persone. Iniziano a saltare fuori anche delle scelte interessanti. È difficile non preoccuparsi considerando la nostra situazione attuale. Certi giorni vivere in questo rifugio minuscolo sembra impossibile, ma non possiamo perdere la speranza. È vero. Allora, razioniamo le provviste. No, non serve razionare, non mandiamo fuori nessuno perché al momento non ci serve. Ecco, non ho niente per difendermi, quindi devo sperare che i miei bro portino a casa cose, perché sennò tipo dal 40-50 che iniziano ad arrivare le incursioni perdiamo subito. Tipo ora non posso difendermi da quella cosa e se mi tira giù un personaggio al giorno 2 io potrei impazzire. Ho capito, mi hanno già rubato del cibo. Io sto per davvero uscire fuori di testa, ragazzi. Giorno 3, sete, però non li dobbiamo dar bere quando sono disidratati. Mi raccomando, ragazzi, 2 litri d'acqua al giorno. E non mi pagano per dirvelo. Non ho l'etichetta, ormai lo conoscete il drill. Ehi, ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi 2 litri d'acqua al giorno, che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. Sembra che la zona sia ancora irradiata, uscire in questo momento è pericoloso a meno che qualcuno non abbia voglia di ammalarsi, infatti non manderemo fuori nessuno. Hanno bisogno di esercizio fisico, farli andare a correre fuori? No, non adesso, anche se potrebbero impazzire. Giocare ad acchiapparella? Che idea ridicola. C'è un'apocalisse in corso, è un mondo crudele, ogni passo è questione di vita o di morte. Questo non è il momento... Questa frase mi è familiare, il professor Oak di Pokémon diceva, questo non è il momento, il luogo adatto
per giochi simili, vabbè, una roba del genere. C'è un luogo e un momento per ogni cosa, ma non ora. Questo è quello che diceva, ne sono sicuro. Allora, razioniamo le provviste. Qua sono belli disidratati, ma li diamo da bere al giorno 5 all'inizio. Il nostro quartiere è ancora altamente radioattivo, non manderemo fuori nessuno. Respira profondamente, 1, 2, 3, va meglio, niente panico, niente panico. Dobbiamo aprire la porta, moriremo tutti, apri la porta. No, devi stare calmo, devi stare calmo, devi stare calmo, Ted. Ok, sono tutti tranquilli. Di solito qua iniziano a impazzire o cose strane. Quali dobbiamo dare assolutamente da bere a tutti quanti, ma non penso serva altro, infatti. No, a giorno 5 ancora non mandiamo nessuno. Io ho questa scaramanzia del giorno 7. Di certo uno non si aspetta che una banda di persone vestite di verde si presenti alla porta dichiarando di prendere ricchi per donare ai poveri. Ho troppe risorse. Se avessi avuto poche risorse qui era huge, perché potevo praticamente farli entrare e mi davano cose, ma adesso non serve. Non abbiamo risposto a quegli strani richiami e abbiamo tenuto la porta serrata finché i rumori all'esterno non sono spariti. Forse è meglio che quella gente non ritorni. Sembravano abbastanza innocui, ma in tempi così duri non ci si può mai fidare. In tempo di carestia, mai chiamare la polizia. Non hanno bisogno di niente, perfetto. Sta tremando tutto. Oh no. No, ragazzi. Che incubo! 60 Seconds è diventato l'Aquila. Allora, dobbiamo scegliere tra una delle due cose. O la radio, oppure la maschera antigas. Questa è tosta, perché la maschera antigas ci serve per le risorse all'inizio. La radio ci serve per il lungo termine. Qua è difficile, ragazzi. Potrei rischiarmela e mandare fuori, bro, senza maschera antigas. Sondaggio popolare di Twitch dice la radio. Mi pentirò di questa scelta, amaramente. Perché adesso doveva andare fuori il bro, ma abbiamo rotto la maschera antigas, purtroppo. Giorno 7, vabbè, hanno fame, fame, fame. Noi non ci interessa assolutamente niente. Sembra in forma per una spedizione. Lo manderemo fuori lo stesso, ragazzi. Qui non la lascerò vinta nessuno, perché sennò uno dei due potrebbe fare qualcosa di strano. Giorno 8 nel chill, non è successo assolutamente niente di così rilevante. Mi ha accettato riluttante di liberarsi di quelle formiche. Ah, perfetto. Allora, non gli devo dare ancora niente, strano. Aspetta, forse perché mangiano il giorno 9, però li facciamo mangiare al giorno 10. Allora, Timmy lo mandiamo fuori con che cosa? Lo mandiamo fuori con la mappa. Ah, qui io sono molto scaramantico, ragazzi. Secondo me lo mandiamo, Timmy mi sa di uno che conosce bene le zone verdi, quindi conoscerà molto bene questa zona qua sopra. Lo manderò qui dove c'è probabilmente stato un supermercato in passato, quindi mi devi tornare pieno di risorse, Timmy. Ok, equipaggiamento tutto perfetto. Sono messi un po' malino, disidratazione inedia a tutti tranne lei, che a quanto pare aveva mangiato prima di scendere giù. Li diamo da bere e potrei dar da mangiare a Dolores, che sennò finisce male, però Ted può sopravvivere. Drin drin, quando squilla il mio telefono fa drin 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 drin. Vai fuori tu, mi sembri quella più in forma. Ti prego, non ti ammallare. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Godo. Sono tutti vivi e vegeti. Ok, abbiamo iniziato a scambiarci informazioni con la città vicina di Hill Valley. Questo è uno dei finali. Tra l'altro mi sa che non ho fatto, quindi devo cercare di tenermeli vicini loro. Cioè, lui deve mangiare e lei deve mangiare. Perfetto. Radio. Se si spacca la radio, ragazzi, io vi spacco a voi. Mannaggia. Oh, cos'era sto rumore? Ah, ok, no, era il vestito, niente. Quando il segnale radio è ripreso a funzionare, ci siamo sintonizzati, ok. Stiamo iniziando anche uno degli altri finali, che è quello dove arrivano tipo i militari, ci piace. In Ted in media, ma l'ha appena mangiato. Non gli avevo dato da mangiare? Oh, vi posso giurare che l'altro giorno abbiamo sentito un lieve colpo alla porta, ma quando abbiamo aperto lì fuori c'era solo una valigia e nessuno in giro. Non riporta nessuno, ma sembra proprio destinata a noi. Sì o no? Veloci, ragazzi, sì o no? Ho visto due no e poi hanno iniziato a spammare tutti sì, è una roba incredibile, ok. È il gatto, no, non è il gatto, il gatto lo devi scambiare se non sbaglio. Eccoci qua, si è ammalata, ragazzi, perché vi ascolto? Porca vacca. E brava, un'innocente bottiglia d'acqua, quindi abbiamo bevuto un sorso. Niente, acqua radioattiva, si sono sentiti tutti male. E Dolores si è ammalata. La Queen. Eccoci qua, Ted adesso diventerà pazzo perché non abbiamo il medikit. Invece di fare pace, Ted e Mary Jane sono sprofondati direttamente in uno stato di paranoia. Lui crede che lei voglia farlo fuori, mentre lei pensa che sia stata la faccia di lui a colpire il suo piede. Bro, what the hell? Disidratazione? Disidratazione e inedia, addirittura, e inedia disidratazione, ok. Ted e Mary Jane non fanno altro che discutere. Godzilla mutante o King Kong mutante? King Kong mutante. Non possiamo dare ragione a quella tizia lì. Oh, Timmy! Timmy! My man, è tornato malato con la peste bubbonica, però mi ha portato uno di cibo, due di cibo, due di acqua e mi ha portato l'ascia per difenderci, però ha perso la mappa. Ci può stare, un buon investimento. Godo. Adesso mi sa che tocca mandare fuori Mary Jane, ragazzi, perché dobbiamo trovare un medikit. Mary Jane si sente la grande. Oh, ok, giorno 14. Prego, non spaccare la radio, ti prego. Godo.
Devono mangiare al giorno 15, ci può stare. Allora mandiamo fuori Mary Jane. Di solito è fortunata la situazione quando la mando fuori con una di queste cose qui del gioco. Mary Jane, conviene tornare con una cassa grossa così d'acqua, perché ci dobbiamo idratare in questo bunker. Sì, la tipa sembra boh, uno zombie di Minecraft, donna, non so. Equipaggiamento, Dolores, mangerà un bel po'. Ok, Timmy è ancora malaticcio. Timmy, my man, mi dispiace ma purtroppo qui non possiamo farci niente. Posso solo darti da bere. Però nella nostra ultima spedizione abbiamo notato dei disegni su un muro in rovina qui vicino. Era una sorta di mappa della città con un posto contrassegnato da una X. Sarà la riserva segreta di zuppa di qualcuno? Timmy! Oh, aspetta, Godo ha trovato questo qui con cui si può craftare il medikit. I proiettili ozzi, perfetto. Razioniamo le provviste. Non ho ste grandi razioni. Un gruppo di dottori oggi ha bussato alla nostra porta chiedendo delle provviste per rifornire il loro kit medici. Quanta acqua ho? Deium! Deium! Non lo so, ragazzi, sì o no? Da un lato sì, perché mi sa che questo è uno dei finali che mi manca, cavolo. Lo faccio. I'm gonna do it. Senza paura, ragazzi. Giorno 19. Abbiamo chiesto loro il tesserino, ma hanno tutti risposto di averlo lasciato in un altro paio di pantaloni. Non abbiamo osato chiedere se quello fosse il loro unico paio. Non voglio sapere perché vi siete interessati ai vostri pantaloni, loro pantaloni che sia. Siete strani, eh? Veramente strani. Aspetta, non è che c'è qualcuno che deve bere? Ho letto male? No. Oggi abbiamo ricevuto la visita di un giovanotto preoccupato per sua sorella gemella, sparita di recente in un accampamento di banditi. Senza pensarci, Timmy! Fatti valere, Timmy! Il giovanotto era assistito da un gruppo di altri sopravvissuti, tutti armati ma amichevoli. Ottimo, abbiamo trovato la ragazza, le abbiamo lanciato un'arma e sconfitto i banditi. Ottimo. Questo mi salverà un giorno in più dai banditi, che è una buona cosa. Alziamo le previste. Abbiamo Ted, abbiamo Dolores e abbiamo il nostro fratello Timmy, che è disidratato come pochi, my man. No, è il compleanno di Timmy e non gli posso regalare niente. Cosa riceve quest'anno? La peste bubbonica riceve Timmy quest'anno. È ora di crescere, Timmy. Non siamo più nel Kansas e Babbo Natale non esiste. Pigliati la peste bubbonica. Ted sembra avere un piede nella fossa. Mi sembra davvero esagerato. Beviti sta acqua, bro. Vedete, ragazzi, questo è quello che succede se non bevete 2 litri d'acqua. Avete un piede nella fossa. State molto attenti. Oh! Questo è buono. No, mi prendo il... Non lo so, perché il fucile è buono late game, tipo tra 20 giorni potrebbe essere buono, però i proiettili possono essere utili per craftarmi il medikit. No, per ora non lo faccio perché deve tornare anche Mary Jane, che non tornerà. Mary Jane? 22, Paolo Cannone. Vabbè, sì, va. È tornata nelle condizioni peggiori possibili, ragazzi. È tornata con uno di dama, ragazzi, ma ha portato uno di acqua, un Boy Scout, una torcia. E ha portato il cassone con 3 di cibo. Mary Jane! Sempre a caccia di cibo, Mary Jane. Incredibile. Ted è abbastanza forte. Mi sa che qua tocca mandare fuori Ted, ragazzi. Cos'è quel rumore? O no, c'è qualcosa, qualcuno qui sotto. Vai con la torcia, ti prego. Ha girato la testa, si è ancora più ammalato. Non so cos'è successo. Ah no, ho trovato la mappa. Si stappa poco prima della spedizione. Timmy allo stremo. Immagino, bro. Oh, può uscire Timmy. Allora, mandiamo fuori Timmy con la mappa, ragazzi. È un rischio enorme. Però lo devo prendere. Timmy conosce bene questa zona verde, ma a sto giro lo manderemo qua. Timmy, mi sono dovuto alzare in piedi per questo giorno epocale. Il giorno 24, ragazzi. Timmy è andato là fuori. Non abbiamo qualche medicina da dare a Mary Jane? Temo proprio di no. Senza acqua Ted non sopravviverà. Ok. Allora, Ted, inedia. Dolores, fame e sete, disidratazione. Top. Eravamo certi che avremmo trovato il luogo esatto anche senza consultare una mappa. La prossima volta saremo più fortunati. Mi sa che non l'hanno trovato. Ted sembra avere un piede nella fossa, deve immediatamente bere qualcosa. Ma perché ha sempre un piede nella fossa quando deve bere? Ah sì, va bene tutto, ma... Vabbè che segui Lollo lacustre, però è davvero esagerato. Un commerciante! Allora, io di solito non lo prendo perché mi dà il gatto e sono allergico, ma a sto giro lo prenderò. Facciamo ammalare Ted. Ah, non si è ammalato! Ma mi ha fatto guarire Mary Jane! Il nostro gatto russo Sharikov. Privet, как дела? Non mi ha risposto. Vabbè, abbiamo scambiato, ragazzi, ci sta. Mi ha curato Mary Jane. Non so come sia possibile. Ci eravamo quasi dimenticati di aver dato tempo fa dell'acqua a un gruppo di gente in camicia. All'improvviso... In camicia. All'improvviso oggi sono tornati e ci hanno fatto delle iniezioni dall'apparenza molto salutare. Mary Jane è guarita grazie ai dottori. Anche Dolores è guarita, ma sono guariti tutti. Si stappa il bottiglione, ragazzi. Gode. Mary Jane è ancora stanca, meglio darle un po' di tempo per riprendersi. It's good. Giocare un po' potrebbe essere un buon modo per tirare su l'umore e non pensare a tutti questi problemi. È una cosa che fa bene. Perché non lo facciamo di tanto in tanto con una papera disegnata? Guarda il gatto che se la cilla là sopra, l'ho visto, sul mobiletto. Vedo qualcosa che comincia per e ci siamo divertiti un sacco per i primi 3 minuti. Poi tutti si sono stufati della lettera M. Non ho capito. Deve essere rimasta, a proposito di Mary Jane, un po' d'acqua dovrebbe berla Dolores. Ok. Lui è inedia, non la berrà, lei la berrà, però è stremata. Un uomo strano in tuta blu che ci chiedeva oggi per l'acqua. No, questo mi ruba l'acqua. No, Timmy, ti auguro il peggio, dovevi ritornare. Porca vacca, adesso mi complicherà tutto questa cosa.
Niente, vabbè, sono stato io effettivamente un po' stupidino a mandarlo via. Se lo tenevo lo curavano. Ho quasi finito l'acqua, devo mandare Ted. Inedia, Inedia. Il cibo ce l'abbiamo. Allora, potrebbe andare fuori anche lei. La mandiamo fuori, l'ultima volta è stata fortunata con questa. La manderemo... Aspetta, ce l'ho ancora la mappa? No, perché se l'era portata via Timmy, porca vacca. Ecco come ci siamo ridotti, seduti nel bunker in uno stato totale di inerzia, con poche provviste e con un crescente senso di sventura. Introduci nel rifugio della vicina, sappiamo che la serratura è rotta e l'abbiamo vista rifornire il bunker prima della bomba. Andiamo a controllare, forse da Dani e figli non sono nemmeno sopravvissuti. Si stappa il bottiglione! Ho sentito un rumore bruttissimo, c'è una mano di... Cos'è questa cosa? Grazie vicina! La chiameremo Martina, grazie Martina. 4 bottigliette d'acqua. Charikov è ancora un nuovo membro della nostra piccola famiglia. Ah, lo dobbiamo tenere sotto... controllo. Sembra una targhetta di metallo con un indirizzo scritto sopra e non è lontano da qui. Vai. Si sta facendo interessante la lore di questa partita, ragazzi. Fra una passeggiata nella landa ci siamo imbattuti subito in una coppia di gentiluomini che indossavano trench, capelli di feltro e occhiali da sole. Hanno stretto i denti quando hanno visto il gatto e ci hanno detto che lo stavano cercando. Magari ci vengono a salvare, sarebbe veramente bello. Questo offre cose in cambio di cose, ma noi non gli daremo niente perché ne abbiamo bisogno. Raga, ci stiamo avvicinando ai giorni quelli difficili, perché qui poi partiranno quelle strane spedizioni che... Mi devi tornare Mary Jane il prossimo giorno, io non accetterò il contrario. Un altro messaggio dal governo. Io non ho la mappa, non ho la mappa. Ah, eccole qua, vedi? Questo era utile per... Porca vacca, per i militari. Un venditore di porta a porta è arrivato fino al nostro bunker. È una faccia conosciuta da prima dell'apocalisse. L'altro cittadino. Nah, I'm gonna skip. È tornato il gatto! Con nostra grande sorpresa abbiamo trovato Charikov nel rifugio stamattina. Molto buona, ragazzi, come cosa questa qui. Completamente inaspettato. Stavamo per iniziare il nostro consueto incontro letterario per discutere dell'unico libro che abbiamo letto tutti, l'elenco telefonico, quando non è vero, avete letto il libro dei Boy Scout. Erano profughi sopravvissuti all'esplosione come noi, ma loro stavano peggio e ci hanno pregato di dargli qualsiasi cosa potessimo. Dagli da una bottiglia d'acqua. Giorno 37. Ci hanno dato la mappa! Si gode, ragazzi, vedete l'investimento. Bisogna essere gentili nei confronti degli altri, perché le cose vi ritornano tutte, ragazzi. Vi ritornano tutte quante, dalla prima all'ultima. Tanto va la gatta al lardo che quasi ci lascia lo zampino. Charikov ha trovato un cavetto che spuntava dal soffitto e lo ha tirato. Sul tavolo sono caduti dell'intonaco e dei detriti, e come ultimo tocco una grossa palla di pelo miagolante. Il gatto potrebbe raversi, se lo tirassimo il cavo, forse me lo lasciarlo fare o dovremmo esaminarlo. Esaminalo! È tornata Mary Jane! Aspetta, hanno trovato un botto di cose, fermi. Porta un vecchio camion arrugginito parcheggiato sul vialetto d'accesso. Gli hanno messo le cimici nel bunker. Sono andati verso lo zoo. Hanno trovato cose. Hanno trovato 2 di acqua. Uno di questo. Hanno perso la scacchiera. Ok, quindi questa era Mary Jane. Ha portato un botto di buone cose. Non siamo messi troppo male, vi dirò. Siamo in una posizione decente. Dolores è bella calda, potremmo mandare subito Dolores. Gli agenti che ci stavano spiando sono alla porta e pare vogliono darci spiegazioni. Vai. Ci hanno sventolato in faccia una sorta di documento di identità. Ci hanno detto che fanno parte di una missione governativa segreta. Le cimici non servivano a spiare noi, ma il gatto. Sospettano che sia una spia sovietica. Sono disposti a farci entrare nel loro rifugio governativo. Ok, dimmi di più. Questa è una cosa molto interessante. Inedia e Inedia devono mangiare, io devo mangiare pure. Mandiamo fuori lei con... La mappa è rischioso. La manderei fuori con i proiettili, non so perché, ma me la sento tipo fortunata questo giro così. Dolores è salita in superficie, vai Dolores. Ormai non ci sono più tipo cose strane. Disidratazione, offrono... Vabbè, di base non ha senso fare sto scambio. Nonostante i disperati tentativi di venderci ogni tipo di merce, più o meno inutile, non abbiamo preso nulla ed è stata la scelta migliore dato il suo aspetto inaffidabile. Razioniamo le provviste e disidratazione in media e visto che siamo arrivati al giorno 40, ragazzi, e le cose si fanno serie, dobbiamo metterci gli occhiali. Gli occhiali del tryharding. Oggi abbiamo ricevuto la visita di un mutante, un uomo con varie pare di... Ok. Ci ha raccontato del suo gruppo, gente con deformità che nonostante le circostanze è rimasta socievole. Il mutante ci serve in realtà, però che cosa gli posso dare? L'acqua è l'unica. Questo ci salverà dai banditi una volta, è fondamentale. Mutante, io mi posso fidare di te, my man. Mi devi salvare. Se ora Charikov considera rifugio casa sua, sarebbe meglio provare ad andare d'accordo. Potremmo cercare di portarlo in giro a carezzarlo sulla testa. A tutti i gatti piace essere coccolati. Vai. Risk it for the biscuit. Ha fatto un buon suono. E ha trovato pure un barattolo di zuppa. Si stappa. Mary Jane però deve mangiare, mi sa. Sì. Chiunque abbia progettato questo rifugio antiatomico doveva essere un genio. Ma non siamo sicuri che quella roba verde che cola dal tubo faccia parte dell'arredamento. Vai, riparalo col libro dei Boy Scout. Oh! Dolores is back. Ha portato cose. Vedo della zuppa e dell'acqua, possibile? 2 di zuppa e 1 di acqua. Un lucchetto? Mamma mia, ragazzi, qua possiamo sopravvivere un botto di tempo adesso. Però dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo muoverci molto molto bene. Ted lo possiamo mandare. Ok. Metti la mappa. Basta stare qui seduti a far niente. È ora di andare in superficie e cercare altre provviste. Forse qualcosa è sopravvissuto all'esplosione. Magari anche qualcuno. Allora Ted, mi devi andare a vedere con la mappa, che tanto ora l'abbiamo usata. E tu secondo me conosci molto bene questo posto qui. Ne sono sicuro. Aspetta, più in qui. Perfetto.
Vai Ted. Ora sono con tutte le girls, con Mary Jane e con Dolores che si guardano tipo stremate dalla vita, ma va bene così. Quando Mary Jane è stanca diventa nervosa, ma chissà perché. Durante la nostra ultima spedizione ci siamo finalmente avvicinati a quel veicolo. È un furgoncino dei gelati. Provvisto di qualche ruota e altri componenti fondamentali. La carrozzeria è arrugginita e bruciacchiata. Se vogliamo andarcene da qui, dovremo rimediare qualche pezzo per rinforzarlo. Vai con questo. Ha fatto un bel rumore, mi è piaciuto. Niente provviste, stare al sicuro qui è molto meglio che farsi polverizzare là fuori, ma non significa che non abbiamo una voglia matta di aria aperta. Forse uno di questi giorni potremmo fare una passeggiata. Ma vi dirò, si potrebbe anche fare, ragazzi. Siamo soli o verrà davvero qualcuno a salvarci? Non lo so, a sto punto davvero non so più cosa pensare, ragazzi. Qualcuno ha lasciato una nota in codice sulla soglia, sarà una sorta di cifrario da risolvere per poter leggere la lettera? Vai. È mezzanotte spaccata e siamo al giorno 49, quindi dobbiamo arrivare al giorno 50 prima che arrivi mezzanotte 01 nella vita reale. Così siamo al passo con i tempi. Ieri durante il gioco di Mio abbiamo scoperto che Mary Jane non sa dire disarcivescovi scontanti napolizzare e Dolores è rimasta molto male. Vai. Giorno 50 in timing perfetto con la 001, ragazzi. Incredibile. Poi ve lo spiego. Dolores non scherza, ha iniziato con una lezione di lingua, poi con uno di ripasso di matematica, ha seguito un breve corso di fisica e ha concluso con la classificazione facendole maneggiare degli oggetti a caso. Giorno 51 ed è tornato pure il bro. Vabbè zio, potevi tornare in delle condizioni decisamente migliori, eh. Cos'è questa cosa, questo stato qua, my man? Si è preso la mappa, 2 di zuppa, 2 di acqua, un'ascia. Tanta roba, eh. Però è messo abbastanza malino. Non ho avuto mai un medikit in 51 giorni, incredibile. Sono serviti molti giorni, un sacco di imprecazioni in silenzio, ma Dolores ha decifrato il codice. Rischia. Segnata il luogo sulla mappa ed è andata. Ti prego dimmi che non ha fatto una brutta fine. Ok, no, è partita. Mentre studiavamo la nostra mappa abbiamo trovato degli strani segni scritti a mano. Qualcuno ha aggiunto un'indicazione su un posto qui vicino. Vai. Ok, 2 di zuppa? Ci abbiamo più e 4 e 25. Ok, il cibo non sarà più un problema. Possiamo dargli da mangiare a Steak. Anzi, gli diamo da mangiare perché così cerchiamo di farlo guarire. Amata lei. Vabbè, non serve dargli da mangiare. Grazie a un impianto di comunicazione altamente tecnologico composto da bicchieri di carta e chilometri di spago, gli agenti ci hanno telefonato per darci la prossima missione segreta. Chi dovrebbe andarla fuori? Secondo me Dolores è bella allenata. Ok, Ted, devi sopravvivere, my man, devi sopravvivere. Dobbiamo portare tutti. Dolores è salita in superficie, vai. Non sappiamo se già serve a qualche generale per alimentare il suo focolare o cosa, ma non abbiamo scelta. O questo oppure salta l'evacuazione. Ci sembra alquanto ovvio cosa fare. Portalo adesso. Ok, ha rovinato l'ascia, però abbiamo la legna che può essere utile. Siamo molto vicini, ragazzi, alla fine. Molto vicini qui, però. Oh, cavolo. C'è un coniglio enorme, ma non ho niente, ti prego. Miau! L'ha spaventato il gatto, ti prego. Quella bestia di un roditore ha vinto. Ci ha sconfitto e ci ha rubato il cibo. Ah, vabbè, ma scialla, sì, cioè... 45 di cibo. E a proposito di cibo, glielo dobbiamo dare a lei. Il gatto ringhia verso noi le nostre provviste. Non siamo sicuri che i gatti bevano la zuppa, ma è l'unico piatto sul menù di oggi. Vai. Il diavoletto si è bevuto un barattolo intero di zuppa in meno di 60 secondi. Citazione a 60 seconds. 60 seconds su 60 seconds. Valga la pena eseguire queste missioni, al nostro secchio servirebbe proprio una miglioria. Comunque non sono ancora arrivati i banditi lì strani. Ted potrebbe sopravvivere. No, per ora aspetterò. Oh, aspetta! Oh! C'è qualcuno all'uscio. Abbiamo un po' di paura, ma forse è il volto amichevole di un soldato americano. Apriamo. Ti prego. No. Non era un soldato americano che è venuto a salvarmi. Oh cacchio. Non c'era nessuno, maledetti teppisti. Oh no. Dai, ma mi hanno trollato. Ma porca vacca. Un uomo dagli abiti laceri e maleodorante. Era un vecchio barbone di nome Jim, che già prima della bomba vagano. Funziona. Sì, ci ha seguito fino a casa e adesso busta la nostra porta, chiedendoci se vogliamo comprare una pietra. Vai, me la regala tanto la prima. Abbiamo aperto la porta e abbiamo salutato il vecchio con un sorriso. Non vedeva l'ora di mostrarci la sua borsa piena di pietre. Ok, me l'ha regalata, si gode. Questa porta fortuna, ma in realtà non ho mai capito a cosa serve. Ormai ho imparato questo gioco a memoria, è preoccupante. Come avrebbe bisogno di un pisolino? Zia, è 3 giorni che devi dormire. Vai, radio. Ora la spacca, sicuro. Ok, una bella giornata per andare fuori. Ci si può sgranchiare un po', respirare dell'aria fresca tossica e magari recuperare qualcosa di utile. Potrei mandare fuori Ted, dai. Con la mappa, però. E, come ho detto, lui conosce molto bene questo posto, ma conosce anche il posto parallelo, che è qui un po' più a sinistra. Ah, sto sparando a caso queste cose, non so davvero dove sono i posti per... Dopo il successo dell'ultima missione è evidente che siano affidabili. Gli diamo il cibo. Io mi fido. 4 di cibo è tantissimo, ragazzi. Ma mi fido. Ci possiamo fidare. Si spera. Meno 4 di cibo, mamma mia. È in agonia lei. No, Dolores, devi resistere, devi salvarti. Quegli strani rumori, no, qua impazzisce qualcuno. Sta per escalare in maniera stranegativa, ragazzi. Eccoci qua. Guardatela. Se è diventata un... È stremata, fame, in agonia, sete e pazzia. Ma ha anche dei difetti, Dolores. Penso che andrò avanti. Eccoci qui.
irruzione nel rifugio. Abbiamo una cosa che ci difende. Ma Dolores, no, she dead, bro. Vabbè, disidratazione. Offre cose in cambio di cose, non ho niente. Ted, ti prego, Ted. Ragazzi, sta andando a finire malissimo. No. No, 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 no. Fermi, aspetta, 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 aspetta. Abbiamo vinto, ti prego, dimmi che abbiamo vinto. No, 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 no. Mancava un giorno che mi salvassero. Uno. E i banditi mi hanno rubato Ted. No. No, ragazzi, era l'avventura perfetta. Ero caldo, avevamo preso tutto. Porca vacca. 65 giorni di sopravvivenza. 10 acque consumate, 9,25 zuppe. Una volta in cui ho difeso il rifugio. Perizione di successo 5 su 7. Ma l'ultima è quella che ci ha killato, ragazzi. Abbiamo perso. Dignitosamente, ma abbiamo perso, ragazzi. È nelle vostre mani per la prossima volta farmelo fare in modalità bomba azzar, completamente nelle vostre mani. Lacustri, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete stare ancora in mia compagnia, io vi lascio quei due video e noi ci vediamo al prossimo. E ricordati che ti osservo sempre.